trovati con Metropolis. Allora, grazie a tutti, grazie a Michele Marchetti per la linea. Siamo in diretta per commentare insieme a voi i risultati di queste elezioni regionali, ma non solo, capire che cosa succederà a noi lombardi e in generale appunto ai cittadini che appunto hanno scelto Fontana in regione, quindi boom per il centrodestra. Ma abbiamo subito specificato nel nostro titolo: il PD vince nella Milano di Sala, la Milano che guarda l'ambiente, la Milano che tanto spesso è stata criticata per 30 all'ora, per area B, area C, però ancora appunto ha avuto un risultato che invece è assolutamente pro Maiorino. Quindi cercheremo di analizzare insieme i dati e di capire anche il tanto astensionismo insieme a Carmela Rozza, che saluto e ringrazio e con la quale mi congratulo per il risultato nel PD ancora eletta. Sì, grazie, anche per i prossimi 5 anni mi dovete supportare. Vabbè, grazie a 5.325 cittadini che hanno scritto il mio nome. Ecco, Davide Re, grazie per essere qui con noi a commentare da Super Partes. Tu non ti candiderai mai, vero? Mai. Ma no. Hai votato e cosa pensi di tutto questo astensionismo? Ma questo è stato un dato davvero sorprendente. Si aspettava a tutti comunque un aumento dell'astensione, ma rispetto al 2018 un crollo di 30 punti è stata veramente una sorpresa, a mio avviso negativa, perché insomma, se la gente inizia a disinteressarsi della politica, quindi della gestione delle cose comuni, insomma, non è una bella notizia. No, assolutamente. In realtà non era poi neanche così tanto sorprendente, no? Perché poi ci si aspettava anche un po' di astensionismo, tu dici proprio il dato in sé per sé. Saluto e ringrazio anche Federico Romani qui con noi per Fratelli d'Italia. Buongiorno, complimenti. A tutti, buongiorno. Anche tu eletto? Sì, primi siamo arrivati, dai. Monza e Brianza. Sì, Monza e Brianza, esatto. Quindi un grande risultato, abbiamo qua due ospiti eletti che quindi sono stati scelti da chi? Da quelli che sono andati a votare, che però dicevamo non sono poi così tanti, è un dato significativo. No, hanno tirato tanto le persone che magari conoscevano qualche candidato, sì. Tant'è che faccio l'esempio della nostra lista di Fratelli d'Italia nella provincia di Monza. 66.000 voti di lista, 20.000 preferenze complessive, quindi sì. Vuol dire un dato incredibile, vuol dire che una persona su tre conosceva bene il candidato, perché per scrivere una preferenza su una scheda elettorale vuol dire avere una grande conoscenza dei candidati in lista, e quindi è chiaro che chi è vicino al territorio poi ha la capacità, è in grado di far capire anche all'elettorato quanto sia importante scegliere per poi tutti noi cittadini che andiamo ad amministrare per appunto in un'istituzione così importante qual è Regione Lombardia i nostri territori. Sì, diciamo i cittadini che toccano con mano l'istituzione sono andati a votare, gli altri l'hanno sentita come molto distante. Poi vedremo anche quale fascia di età. Intanto saluto e ringrazio il nostro ospite al telefono, chi sta chiamando, pronto? Ascoltateci nella cornetta, buongiorno. Buongiorno, ben trovato, contento dei risultati. Buongiorno Stefania Cattaneo, saluto i suoi ospiti. Posso dire una cosa a Carmela Rozza? Prego. Innanzitutto sono felicissimo per la sua rielezione. Grazie. Che forse quelli della sinistra non hanno capito che lei doveva essere la candidata a presidente della regione, non capiscono mai niente questi di sinistra. Le chiedevo questo, Carmela Rozza. Sì. In questo marasma, in questa democrazia ormai sospesa, perché non c'è più, perché se il 60% non va a votare, la dice lunga sul distacco tra politica e gente come noi, cittadini, e vuol dire che c'è da ricucire, ma c'è da ricucire forte. Il PD cosa farà e quale sarà la sua opposizione, diciamo, di un certo spessore all'interno della regione, visto che adesso con l'avanzata non tanto di Salvini, perché Salvini si è salvato per il rotto della cuffia, ma con l'avanzata di Fratelli d'Italia, adesso la Meloni potrà stringere alle corde tutta la coalizione di centrodestra. La Grazie. Ringrazio Carmela Rozza. Grazie Ciao a lei. Carlo.
Ma Carlo, io naturalmente noi ripartiamo da dove abbiamo lasciato e quindi per noi il tema della sanità è un tema fondamentale. Quello che è stato fatto fino ad oggi non va bene, aspettiamo di vedere quale sarà la nuova giunta e su quello continueremo le nostre battaglie. E sicuramente non abbiamo ancora idea di quale sarà la composizione della giunta e chi saranno gli assessori, ma una cosa è certa, anche perché se Fontana stesso in campagna elettorale ha detto che ridurrà le liste d'attesa, per esempio, voglio vedere come. Se quei provvedimenti fatti fino adesso non andiamo da nessuna parte. E abbiamo anticipato le prime visite alle persone, dopodiché poi se devono fare un attacco, però si attaccano al tram e aspettano un anno. Davide, come torneremo sui temi dell'edilizia pubblica, perché lì credo che sia... Ecco, una cosa che ci pensavo stamattina, nessun assessore alla casa di Regione Lombardia è mai stato rieletto, nessuno, compreso alla Rezzi adesso. Ma nessuno, io ve li posso raccontare dal 2000 a oggi, non ce n'è uno che dopo che ha fatto l'assessore di Regione Lombardia è stato rieletto. Credo che sia una bocciatura totale dei quartieri popolari. Davide Re, effettivamente anche il tema della sanità che tanto aveva diviso, io ricordo qua in studio litigate su quanto riguarda il Covid per esempio, in realtà non ha visto eletto né Pregliasco da una parte né Gallera dall'altra, quindi forse e neanche la Moratti, quindi tra i tre litiganti non è risultato poi nessuno, nemmeno su questo. Quindi o le persone erano un po' anche stanche, no, del tema pandemia e quindi hanno voluto proprio voltare pagina, oppure è un dato significativo. Ma secondo me, allora, intanto non sono stati rieletti, secondo me, tutti e tre per motivi diversi. Francamente, allora, Pregliasco penso che abbia scoperto la politica da poco, quindi anche questa sua presa di posizione, questo suo impegno, francamente non mi sembrava un impegno che arrivasse da tempi remoti, proprio per quella cosa di territorio che prima dicevate in studio, secondo me molto corretta. Poi Gallera, insomma, penso che paghi anche comunque il momento che ha vissuto la regione, e quindi queste cose hanno anche un prezzo. La Moratti, candidandosi con una coalizione, doveva arrivare almeno seconda, e ciò non è avvenuto. Quindi è più dei discorsi tattici che non strategici, secondo me. Però c'è un altro problema, cioè il tema della sanità, secondo me, è stato usato fin troppo anche a scopo, diciamo, ideologico propagandistico, sì. Perché è vero che la sanità è il tema principale della politica di una regione, come è l'urbanistica per un comune. Il punto è che su certe cose della sanità ci sono anche degli altri tipi di problemi, e siccome le coalizioni non davano risposte ai veri problemi sul territorio che ci sono, che sono molto variegati e cambiano da provincia a provincia, il calderone della sanità, secondo me, è stato a fini propagandistici anche un po' la foglia di fico che è andata bene a tutti, nonostante ci siano dei problemi che sono abbastanza evidenti. Allora, telefonata, sentiamo anche i nostri telespettatori. Pronto? Buongiorno Stefania, buongiorno Michele. Sono contento che queste elezioni siano finite. Sono contento, buongiorno Stefania, buongiorno ospiti. Sono contento che queste elezioni siano finite in questo modo. Anche perché dopo ci ho messo 74 anni a capire che era inutile andare a votare. E non sono andato a votare. Alla fine nessuno l'ha convinta, non ce l'ha fatta. Beh, no. Però è molto importante il suo parere, perché è di una persona che si astiene e consapevole, che si è informato, perché noi sappiamo che è un fedelissimo telespettatore. Anche alla Moratti hanno insegnato una cosa. Sì. Cioè, anche alla Moratti hanno insegnato una cosa, che non si cambia mai a metà del guado il cavallo, capito? Cioè, rischia di fare quello che ha fatto. Era partita in un modo, è voluto andare in un altro, però devi vedere chi sono quelli che partecipano al traino. Quindi quando uno cambia a metà del guado il cavallo, è il 90% per questa fine.
o sai nuotare o vai a fondo completo. Grazie Michele. Romani, però visto il risultato così di Fontana e anche un boom di Fratelli d'Italia sia nella Lombardia che nel Lazio, però non riuscite a conquistare quel fortino di Milano che rimane sempre molto vicino, forse a Sala o a tutta la sinistra? Ma io penso che Fratelli d'Italia abbia riconfermato un ottimo risultato e tra l'altro con i suoi eletti che hanno portato tante preferenze fanno emergere quanto sia radicata sul territorio e quindi vicino ai problemi delle persone. Tra l'altro prima si parlava di alcuni flop di candidati, non mi sembra, perché abbiamo visto nelle liste, ad esempio faccio l'esempio di Gallera, riportare 5.000 preferenze, che è un risultato molto importante che in alcune province permette anche di arrivare a un'elezione al primo posto quasi automatica in qualsiasi partito, quindi questo fa capire quanto siano radicati i candidati di centrodestra, ma non solo, anche abbiamo la collega qui di fronte a noi che rappresenta in maniera molto importante il suo partito e lo rappresenta molto bene anche in termini di consensi sul territorio come altri, quindi è più una questione poi di ripartizione di seggi più che altro, e oggi Fratelli d'Italia è sicuramente più generosa rispetto ad altri partiti di centrodestra che magari pagano in termini percentuali un consenso più d'opinione che deriva da una politica anche nazionale, e questo sicuramente ha avvantaggiato in primis Fratelli d'Italia, che ha lavorato bene sia a livello nazionale sia a livello territoriale con i propri amministratori, ma come tutti gli amministratori di centrodestra. Allora, telefonata, pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, chi parla? Io sono Maurizio dalla provincia di Lecco. Ben trovato, Maurizio. Sì, volevo dire, dopo io vi sto ascoltando. Sì. Dopo capisco perché non vanno a votare le persone. Perché? Perché io sto sentendo dei resoconti, delle storie sulle votazioni, di un certo modo, no? Che invece è il contrario di quello che è successo. Perché sono rappresentante della destra, grande vittoria, ma avete perso 1 milione di voti rispetto alle precedenti regionali. Come fate a dire che siete stati bravi, la vostra politica è stata giusta, regolare? Avete perso 1 milione di voti, ragazzi. Ne parliamo, no, grazie. No, voglio anche ricordare ai politici che quando fanno le cose, vedete, 1 milione di persone che scendono in piazza sono tante, non è che avete perso avete perso 2 voti, e avete perso 1 milione e là c'è scritto boom di Fontana. A me è questo che mi sorprende, che ormai si lavora a percentuale, ma la percentuale di che cosa? Avete preso il 54% del 40%. Chiaro. Cioè avete preso il 20% o forse il 15%. Chiaro, sai? Chiaro. Il concetto è chiarissimo, risponde Federico Romani, boom di Fontana, perché effettivamente ha preso voti in una percentuale che è quella appunto che abbiamo ascoltato. Boom tra l'altro che non ci aspettavamo noi, perché i sondaggi visti anche prima, diciamo, del silenzio dei sondaggi non davano questo vantaggio. Questo vuol dire che noi abbiamo lavorato molto bene sul territorio e tra l'altro voglio ricordare che andare a votare è una scelta ed è anche un dovere. Poi chi decide di non andare ha sicuramente i suoi motivi, però a me la cosa che ha fatto più scalpore girando, io ho girato tutti i giorni tutti i comuni del mio collegio elettorale e la prima cosa che mi dicevano tutti è: ma si vota ancora, ma si vota. Cioè il fatto di spezzare sempre queste elezioni, aver votato a settembre, poi qualche mese prima le amministrative comunali, poi le politiche, sempre disallineando le elezioni, chiaramente non aiuta l'elettorato, non aiuta i cittadini, anche perché si creano dei disagi, ad esempio la scuola, bambini che rimangono a casa, ne parliamo, e devo non andare si in è ancora riusciti a votare non nelle scuole. Esatto, e questa è una cosa importante perché si è creato un disagio. Dopo la pubblicità, tra poco. Allora, grazie per l'attesa, arrivo alle vostre telefonate, prima però Davide Romani diceva, certo, a partire dal fatto che abbiamo, sulla base della telefonata precedente, avevamo appena votato per il governo nazionale,
le scuole sono chiuse e i seggi hanno tra virgolette dato fastidio perché i ragazzi delle primarie sono rimasti a casa 2 giorni e i genitori devono lavorare, chiaramente. Quindi c'erano una serie di cose per cui più che bello andiamo a votare, è un dovere, è un diritto, è stato per molti un peso, questo dobbiamo dirlo. Ma allora, sicuramente queste sono delle motivazioni che ci sono state, non sono state a mio avviso quelle determinanti, cioè, nel senso, quando perdi in 5 anni il 30% dei votanti, secondo me tutti i partiti dovrebbero ripensare al concetto di partecipazione e anche un modo forse diverso di proporre i contenuti che hanno in testa. Io credo che sia dipeso un po' da questo, per esempio, non per buttare acqua, cioè il carro sul povero centrosinistra, però insomma l'idea di arrivare a un candidato a 80 giorni dalle... Sì, la scelta di Maiorino effettivamente Rozza forse era molto a ridosso, quindi non ha avuto così tanto nemmeno tempo di... La politica, quindi poi fare un aspetta Davide, adesso ci riconnettiamo con te. Dicevo, la politica purtroppo non è avulsa, cioè il PD della Lombardia non è che è avulso da quello che è successo alle politiche nazionali, e noi avevamo fatto un percorso per le politiche nazionali dove eravamo approdati a un accordo su Cottarelli, tant'è vero che Cottarelli viene misurato anche alle elezioni politiche, però il disastro delle elezioni politiche, le decisioni di Calenda di scegliere di abbracciarsi la Moratti in 48 ore ha impedito quel percorso che era stato messo in pista, e quindi ci siamo trovati nel rotocollo a scegliere di nuovo il candidato, in questo caso è stato Maiorino. Io credo che le cause della sconfitta del centrosinistra sono tante, non sono solo da ascrivere alla scelta del candidato, anzi per i 2 mesi in cui Maiorino ha lavorato da candidato ha quantomeno evitato che il partito andasse indietro, infatti perlomeno non siamo andati indietro rispetto alle politiche. Poteva andare peggio, insomma. No, nel senso che mi rendo conto della... È chiaro che quando c'è un progetto politico che non ha tempo di costruzione dal basso da un lato e dall'altra parte con una opposizione fatta da tanti soggetti diversi che non riescono a mettere insieme un progetto unico, dando un segnale forte verso il futuro dei cittadini, questa è una delle motivazioni della sconfitta. La seconda questione, che è invece il tasso bassissimo di partecipanti al voto e sono mancati voti tanto al centrodestra quanto al centrosinistra, il tema invece è che secondo me non c'è più, la politica non fa più sognare nessuno, la politica non offre obiettivi di lungo respiro, la politica si basa sul rispondere alla domanda dell'oggi e non mai indicare qual è l'obiettivo futuro. E quantomeno, come dire, per quanto mi riguarda, io credo che questo respiro di futuro diverso dove vuoi portare la Lombardia, in questi 5 anni che lavoreremo con Maiorino in Consiglio regionale, sarà il nostro cruccio da costruire fin dal primo giorno. Telefonata, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno signora Cattaneo, sono Mauro da Milano, saluto gli ospiti. Buongiorno, prego. In riguardo a quello che ha detto Carmela Rozza, che condivido, appunto sul discorso non sai quello che fai oggi, figura più domani, vorrei chiederle se ha un'idea delle tempistiche per quei famosi 6 mesi di ricollocazione e aggiornamento per le persone che non hanno un lavoro, visto che gennaio è saltato, è stato abbonato, febbraio è la stessa cosa, tutto il resto è un miraggio, dopo se la gente non va a votare perché è piena di problemi non ci crede più, al di là che sia giusto o sbagliato, però se lei sa qualcosa, secondo lei quanti mesi ci vorranno prima che parta questi corsi di aggiornamento, che manco c'è il protocollo letto. Mi piacerebbe avere una risposta secca. Grazie mille. Velocissima che poi... Ma io posso solo rispondere, non glielo saprei dire, non saprei darle una risposta. Credo che queste decisioni le ha prese il governo e mi aspettavo che almeno venissero fuori i corsi anch'io, perché se dici...
tolgo i redditi di cittadinanza, perché le persone non devono aspettare il lavoro, ma devono formarsi per trovarselo, e quindi aspettavo i corsi anch'io. Quindi credo che Paolo Romani dovrebbe spiegarci se il governo di cui lui fa parte intende prendere in giro quelli che ad oggi sono sostenuti con il reddito di cittadinanza, oppure invece seriamente verranno fuori dei corsi di formazione. Romani ha fatto confusione? No, sul nome, mi ha chiamato Paolo, si è confusa col candidato. Ah no, chiedo scusa, adesso avremo due Romani in aula. Mi dovrò abituare. Che ha fatto un plain di voti, bisogna fare i complimenti anche largo a lui. Largo ai giovani, no? Rotta, vero? Beh, io, come dire, io sono pronta a istruire tutti i ragazzi che arriveranno al gruppo, perché io non sarò il futuro sono loro, spero che studino e imparino a lavorare come però si c'è deve. Bisogno di tanta esperienza e quindi... E io insegno. Allora, pare che Maiorino Romani abbia preso più voti dai giovani, invece Fontana più dai sopra 35 anni. Che sono quelli che vanno a votare poi. Sì, è per quello che ha vinto Fontana. Infatti, non, ripeto, noi non ci aspettavamo un risultato così importante e questo sicuramente è un dato da sottolineare. Senti, ma Calenda che se l'è preso con gli elettori, ha detto che non sempre hanno ragione. Non è il cliente che ha sempre ragione. A me è stata fatta anche qualche domanda durante questa campagna elettorale proprio da alcuni giovani, ma la domanda che ci viene fatta è: ma come fa un giovane ad appassionarsi alla politica? Che è una domanda strana, perché in teoria ognuno di noi dovrebbe interessarsi a quello che ti sta attorno, a quello che è la politica, perché la politica decide e dà le regole del gioco di qualsiasi cosa ci circondi. E io ho risposto in questo modo: bisogna partire intanto cercando di mettersi sempre nella mente, nella testa degli altri e capire quali sono le passioni in questo caso. E nel caso dei ragazzi basterebbe semplicemente, io ho fatto un esempio, coinvolgerli sullo sport spiegando magari quali sono le manovre di primo soccorso in caso serva a utilizzarle. Sì. Questo permette anche di partecipare magari a degli eventi di sensibilizzazione dove ognuno di noi entra in una realtà che poi è la politica di fatto. In questo caso una questione molto importante che riguarda andare in soccorso di chi magari non si sente bene. Beh, ma tanti ragazzi adesso, io non sono per partecipare alla tribuna dei ragazzi, non votano, non gli interessa. Io, tanti ragazzi scelgono il sociale e il volontariato e sono veramente tanti, molto esatto. Più di quelli che vanno a votare. Forse gli sembra più concreto. Io credo che il tema non è la concretezza, il tema quando si è giovani sono gli ideali. Credo che uno dei limiti forti, potenti, che ha tutta la politica, ma prima di tutto a casa mia, perché io vivo di ideali, se non riuscissi ad alzarmi al mattino se non perseguissi dei miei ideali. E quindi c'è un tema di rimettere in fila gli ideali e gli obiettivi per un futuro. Io devo dire ai ragazzi dove li voglio portare, se no, come dire, una volta la mia generazione, io sono figlia del baby boom, quindi noi eravamo, i giovani eravamo tanti. Del baby boom. I cosiddetti boomer. I giovani eravamo proprio tanti e noi allora pensavamo di cambiarlo il mondo, noi, non di farlo cambiare a qualcun altro. Adesso mi rendo conto che i ragazzi non sono i tanti di allora, noi eravamo la maggioranza relativa, adesso siamo la maggioranza relativa i vecchi. È chiaro che ai giovani bisogna ridargli quel minimo di volontà e di fiducia, perché loro decidano di riprendere in mano il loro destino dentro i partiti. Bisogna appassionarli, secondo me. Secondo me la scuola in questo caso ha avuto alcune pecche, dato che non siamo stati capaci. Ma mica c'è la passione, ce la dava allora la scuola. Anzi, non siamo allora stati la passione era abbatti l'insegnante. La nostra passione allora era andare contro il potere costituito. Davide, qual era la tua passione da super partes? Adesso sono anche giorni di grandi occupazioni nei licei milanesi, per esempio, dove non capisco. Un tantino sul Remma, scusatemi, cioè nel senso che secondo me non si continua a nascondersi
contro a questa cosa, gli ideali, una cosa da... Cioè, la regione è un ente che fa amministrazione, deve dare risposte concrete sul territorio. Ma la politica è non qualcosa di più ampio. Scusa, finisco. No, chiedo allora, non, che deve non è che deve rispondere ogni volta a istanze di tipo ideale, cioè queste cose si vedono con le elezioni politiche. Cioè, secondo me... In questo caso molto condizionato che i cittadini lombardi la loro astensione l'hanno anche dimostrata con il fatto che non è che non hanno capito come dice Calenda, che non hanno trovato le risposte che chiedono. Sostanzialmente è questo il vero punto che bisognerebbe interrogarsi. E poi lo vediamo non solo nell'astensione, ma in tanti altri fattori di disaffezione. Perché se uno ti chiede A e tu rispondi con B ogni volta, c'è ben poco da dire. Poi si può fare metterci qua con l'algebra, aiutarci, dicendo qua abbiamo tenuto, qua abbiamo fatto bene, qua abbiamo... però è così. Cioè, se uno si fa un giro, per esempio, nelle zone di montagna, dove c'è anche una riconversione di tipo economica per tanti problemi che ci sono, la neve che non c'è più, quindi una risposta turistica diversa, non ci sono più le piccole fabbriche, si riscopre la piccola agricoltura, ci sono delle risposte che i territori chiedono puntuali, che non sono quelli che abbiamo sentito durante la campagna elettorale. Quindi il discorso degli ideali dei giovani, e i giovani che cosa ci stanno chiedendo in questo momento? Per esempio una maggiore autonomia personale, che gli viene assolutamente negata, se non saltuariamente con delle risposte di misura assistenziale, che però non vai da nessuna parte. Allora io devo andare in pubblicità. Una cosa che gli dico, la proposta di dire lo stage a 1.000 euro, ma che proposta è? Lo stage a 1.000 euro è una roba che, tra l'altro non so che cosa possa fare la regione, ma supponiamo che ci possa fare la regione, è allungare ancora un brodo di precarietà e di inconcludenza che in questi anni è proprio quello che i giovani ci stanno criticando. Allora io devo andare in pubblicità, poi prendo la vostra telefonata. Aspetta, rimani lì. A tra poco. Eccoci. Allora, scusami Davide, ti avevo interrotto sul più bello mentre stavi prendendotela tu con Calenda, perché se l'è presa con gli elettori, cioè non ha voluto proprio ammettere la sconfitta. Ma non è un discorso di ammettere la sconfitta, io passo a questo ragionamento. Mi sembra che la Lombardia come comunità abbia dimostrato negli anni, anche a livello internazionale e nazionale, di essere veramente una regione forte, come comunità di cittadini, da un punto di vista economico, sociale. Allora, sentirsi le lezioni da parte di Calenda e gli elettori non hanno capito la genialità della sua proposta politica, secondo me è un po' mancare di rispetto a tutti gli elettori che hanno fatto una scelta. A un certo punto, forse a volte fare un esame di coscienza è un po' preferibile a dare le lezioni da maestrino. Cioè, è stata la sua un'uscita che io ho trovato veramente un po' pesante nei confronti di tutti i lombardi. Assolutamente. Poi non sì. Sentiamo un attimo i telespettatori e poi i nostri ospiti in studio. Pronto? Grazie per l'attesa, ma mi sa che l'abbiamo perso. Pronto? Allora, effettivamente è stata un'uscita infelice quella di Calenda. Ma guardate, Calenda fa spesso uscite improbabile, e il tema vero, come sempre, se in politica non mi faccio capire dagli elettori è colpa mia, non certo degli elettori, questa è una regola, l'ABC della politica. Detto questo, rispondo a Davide Re, io ti contesto il principio, la Regione Lombardia è un'amministrazione, ma non è un comune, è una regione che ha potere legislativo, che assieme alla risoluzione dei problemi deve dare prospettive a un territorio di 10 milioni di abitanti e che deve tornare a essere la locomotiva d'Italia. E gli ideali servono anche nel ragionamento dei reinsediamenti, perché il reinsediamento economico, che io condivido e sono convinta che questo è uno dei grandi problemi che ha la Lombardia, tanto in montagna quanto in collina, è come il reinsediamento dovuto anche alla mobilità. Perché noi per esempio abbiamo la Valtellina che, nonostante dobbiamo fare
le Olimpiadi è ancora tagliata praticamente fuori da qualsiasi facilità di comunicazione. Quindi c'è un terreno di proposta concreta, ma c'è un terreno di obiettivi futuri che tu devi saper comunicare, dire e traslare. Condivido anche la questione che ponevi sullo stage a 1.000 euro, perché detta così è una grande stupidaggine. Ma se all'interno invece di un ragionamento di processo di percorso che va a limitarne l'uso e a qualificarne, quindi a limitarne l'abuso e a qualificarne l'uso, il valore ha una sua importanza. Certo, decontestualizzato con uno slogan, sono d'accordo con te, conta poco. Per questo dicevo, servono gli ideali, servono per dire che, per esempio, è palese che c'è un problema di inquinamento da un lato, c'è un problema anche di trasformazione ambientale dall'altro, e io devo affrontare il tema dell'inquinamento e della riconversione energetica da un lato, ma contemporaneamente mi devo porre il problema della riconversione. Stupido è fare una funivia su una collina dove non nevica più e invece siamo alla funivia, mentre invece mi dovrei porre il problema di qual è il futuro e di quel territorio in una condizione climatica completamente diversa che si sta strutturando, come per esempio con un grave penuria di acqua. E per esempio un grande piano degli invasi, e perché c'è l'idea anche di principio della tutela delle acque che sembrava una presa in giro qualche anno fa, sì. Adesso siamo nella ricca Lombardia che non ha più l'acqua e noi dovremmo, per esempio io, come dire, l'ho spiegato in giunta, in regione, che forse dovevamo fare una pianificazione degli invasi. E non ve lo dico perché sono una scienziata, ve lo dico io l'ho pensato da tradizione, da vecchia, antica tradizione siciliana, ma non perché è siciliana, ma perché mancava l'acqua. E quindi da secoli si facevano gli invasi. Ecco. Noi qui dobbiamo fare gli invasi anche vicino ai letti dei fiumi, perché dobbiamo raccogliere l'acqua piovana, che sennò si perde, e rilasciarla sui fiumi quando segna in estate ce l'avremo bassa. Allora, il tema di ideali, certo che c'è sia il tema di ideali che delle proposte complesse, e come delle risposte concrete, ma senza gli ideali le risposte concrete vengono sbagliate. Pronto, buongiorno. Pronto. Grazie per l'attesa, eccoci. Niente, allora, io sono un ex PC, ho 70 anni, vorrei parlare con la, adesso non so come si chiama la... Carmela. L'onorevole PD. Non sono onorevole, mi chiamo Carmela. È consigliera regionale. Sì, sì, lo so, la conosco di fatto, io sono di Varese, provincia di Monza Brianza. Prego. Allora, io nell'85 votavo PC. Sì. Il PDS è una cosa del PC. Allora lei si deve ascoltare nel telefono, se no noi ci addormentiamo. Allora, perché seguo le risposte in televisione. Allora, volevo dire alla signora che siccome noi siamo una consola del PC, perché abbiamo tirato dentro via PC cani e porci? I democristiani nel PD non devono esistere, che loro sono per il sistema capitalistico e noi nella storia siamo un sistema non capitalistico. Va bene, grazie mille. La capisco e capisco la sua riflessione, però il muro di Berlino è caduto nel 92 e il Partito Comunista Italiano, come dire, ha fatto un suo percorso che, abbandonando l'ideale comunista, questo è chiaro, non credo che qui neanche lei, penso, voglia fare la rivoluzione. Il tema vero è che è nato il Partito Democratico dalla somma delle culture riformista dei vari partiti, compresa la Democrazia Cristiana. Adesso, secondo me, io prendo invece, faccio mio la sua riflessione in questa chiave, che era quella che tentavo di dire prima, e non è che si può solamente essere un qualcosa che non si è. E quindi gli ideali diventano fondamentali per delineare i contorni di una forza politica e offrire le prospettive per il futuro, anche ideali, e di verso dove voglio portare
i miei cittadini. Quindi rideclinare i principi, per esempio socialisti, io sono convinta che sono molto importanti. Rideclinare i principi libertari delle libertà individuali è altrettanto molto importante. Romani, anche perché sì, lì ci stanno i due principi che intorno alla quale significa lavoro e futuro per i giovani. Allora, effettivamente prima Davide Re diceva, ce lo confermano i nostri telespettatori, che gioiscono alcuni mandando dei messaggi dicendo che hanno vinto loro perché il vero grande partito è stato l'astensionismo ed sono gli astenuti. Davide Re dice, fondamentalmente è che a volte noi chiediamo A e la politica ci risponde B. E questo in campagna elettorale l'abbiamo visto più volte, quando comunque i problemi dei cittadini erano abbastanza chiari e molto spesso si sono un po' rigirati. Quindi adesso c'è un grande obiettivo, visto che la scelta è ricaduta su centrodestra, in particolare su Fratelli d'Italia, di saper di andare nella direzione che è quella che vi ha premiato durante le elezioni, no? Soprattutto su alcuni temi sui quali si lavorerà, a partire dalla sanità e quant'altro. Cioè stringere anche un po' Trenord, visto che Fontana ha spiegato che il problema era i binari, adesso bisogna dimostrarlo e insomma far sì che... Beh, ci sono voluti 28 anni, ma ci siamo arrivati al problema. Telefonata, pronto? Sono Michele, posso parlare o no? No, Michele ha già parlato, la ringrazio. Noi andiamo in pubblicità dopo Promossi e Bocciati, a tra poco. Rieccoci in studio. Allora, come prima della pubblicità dicevamo, grazie alla telefonata del nostro telespettatore, Romani, ci sono queste correnti, no? No, a parte le correnti, ma volevo dire una cosa ricollegandomi al telespettatore di prima, molto interessante, sì, secondo me è uno spunto. Anche legato alla questione Calenda, che se la prende coi giovani, lui evidentemente parla anche a quel target e usa un linguaggio molto graffiante proprio per colpire i giovani, forse i meno giovani lo interpretano un po' male. Invece è interessante l'aspetto che sottolineava il telespettatore, cioè di parlare di come si è sviluppata la politica in questo paese, la trasformazione dei partiti. Io credo che la scuola debba darsi tantissime colpe, perché si parla sempre di ieri a scuola, non si parla mai di oggi, non si parla mai di come si è arrivati a quello che sono le istituzioni di oggi. Ma io parlo degli ultimi anni, dal dopoguerra in poi. Io sento sempre ragazzi che arrivano a studiare la Seconda Guerra Mondiale, si fa un sacco di racconti sulla il giorno della memoria, del ricordo, che è giustissimo, che abbiamo istituito noi dal 2004. Ma si parla poco di quello che ci sta attorno oggi, e secondo me istituire 2 ore a settimana dove si leggono un po' di giornali, che non guasta e non fa mai male. Vero. E parlare di quello che ci accade oggi intorno, dal sindacato, parlo di Carmelo, io ho assistito a, quando era lei nel sindacato, diversi convegni che mi hanno sempre appassionato, perché comunque si trovava anche lì un dibattito democratico, come pure la politica, come funziona in ogni livello istituzionale, ma come anche i presidi, le proteste, perché si fanno? Perché spesso i giovani protestano ma non sanno perché. Beh, adesso Davide Re ci sono un sacco di licei occupati a Milano, e lo sanno perché secondo te questi ragazzi sono a volte come quando si scioperano? No, allora, secondo me loro sanno benissimo che cosa stanno facendo, anzi secondo me i giovani di oggi dimostrano molto spesso una grande maturità verso temi non affatto banali o scontati. Semmai c'è più un discorso legato generazionale, dove ovviamente anche con questa tecnologia che dilaga si sentono un po' sole, sono un po' in crisi di relazioni, secondo me. Però ovviamente loro l'interesse ce l'hanno, ed è ovvio. Forse prima sono stato un po' frainteso quando ho fatto il ragionamento di prima. Io intendevo questo, cioè è ovvio che gli ideali muovono le persone verso gli obiettivi che desiderano, questo è indubbio, è sempre stato così, se no avresti un discorso di tipo apatico. Però è anche vero che molto spesso, a mio avviso, la politica di oggi perde quel senso di concretezza che fa territorio, e in chiave appunto regionale o comunale, dove le competenze sono diverse, diversificate, in realtà questo senso di grande comunità è una cosa che rende partecipe i cittadini, i giovani, gli anziani, tutti,
al processo di costruzione della propria terra. E di qua, appunto, io credo che, per esempio, Carmela sia stata ancora premiata dagli elettori, perché io, conoscendola da tanti anni, è una molto attenta al territorio. È stato anche un po' lo slogan della sua campagna elettorale, una persona che c'è sempre, e questa cosa, secondo me, in termini elettorali va da molto. Ma perché? Perché la chiave della partecipazione ai cittadini è coinvolgerli nelle decisioni, nella partecipazione in quelli che sono le loro esigenze puntuali. Era questo che intendevo dire prima. Allora, telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, io vi sento, ma voi non mi sentite. Riprovate a telefonarci. Questo è proprio quello delle compagnie telefoniche. Chiamateci più tardi. Pronto? Preso la successiva, vediamo. Allora c'è un problema, lo ripristiniamo. No, pure. Volevo sottolineare due cose che aveva detto Romani, che gli faccio notare che se abbiamo votato due giorni l'avete deciso voi, perché avevate paura che la gente non andasse a votare, quindi avete deciso di votare due giorni. Se siamo andati a votare a febbraio, l'avete sempre deciso voi, anzi addirittura c'è stata una modifica di legge regionale non necessaria per evitare che qualcuno facesse votare le politiche a febbraio. Facesse scherzi, anche quello l'avete voluto voi, perché avete fatto cadere il governo, se no non voi come Fratelli d'Italia, ma sicuramente come Lega e Forza Italia. Detto tutto ciò, io sono d'accordo perché si potevano fare anche le regionali assieme alle comunali, che verranno a maggio, perché a maggio ci saranno delle altre comunali. Non l'avete informati gli elettori che a maggio avremo le altre comunali? Allora, non è che si può criticare sempre anche quando si hanno responsabilità. Ti informo che governate questo paese già da 5 mesi e quindi dovete cominciare ad assumervi le vostre responsabilità nelle scelte. Ecco. Detto tutto ciò, anche per la politica nella scuola, credo che i primi, ogni volta che un professore cerca di parlare politica nella scuola, viene tacciato di sinistra, quindi non glielo viene impedito. Quindi mettetevi d'accordo anche lì con voi stessi. Se discute di politica nelle scuole, c'è la destra, c'è la sinistra, si discute di tutto. Ma se però non si vuole, e allora decidete. Non credo che la politica sia solo quella che piace a una parte. No, c'è anche una parte poi informativa, no? Per assolutamente sapere cosa succede. Ma se ti metti a discutere in una classe, come io sono d'accordo, anzi ho imparato a discutere a scuola, ti metti a discutere in una classe sui giornali, chiaramente i ragazzi esprimono le loro opinioni. Poi non è che si può tacciare il professore di essere di parte. Assolutamente. Delle due l'una. Ecco. No, ma io parlavo di anche una spiegazione di cosa sono determinate cose e perché fanno certe cose. Dall'istituzione, come dicevo prima, non si fa diritto pubblico a scuola, non si fa educazione civica, si fa un'oretta. Storia. Siete al governo, dite al Valditara che invece di andare lì a dire che devono imparare a sparare, che invece gli porti l'ora di educazione civica. No, io quella proposta dello sparare è stata detta in campagna elettorale. No, non dello sparare, di insegnare cosa vuol dire. Dite al vostro ministro, invece di vendere soluzioni brutte, tra l'altro pessime, di armi già ce n'è troppi in giro in questo paese, e di istituire l'ora di diritto pubblico, io sarei molto d'accordo. Allora, vediamo se vanno i telefoni, partiamo così, pronto? No, ah no, pronto, buongiorno, c'era? Pronto? Sì, salve signora, mi scusi. La sento malissimo. No, io la sento bene, prego. Bene, allora, è importante, perché voglio solo fare un'osservazione. Sì. E non aspetto la risposta perché non voglio togliere il tempo a nessuno. Che carina, grazie. Allora, io ho 83 anni, quindi sono innamorata della scuola vecchia. Ammiro molto la signora che ha parlato, anche se non sono della sua corrente politica. Però volevo dire, ma non imputate alla scuola tante responsabilità. Cioè, devi insegnare la strada, devi insegnare il sesso, devi insegnare, ma quand'è che gli insegnate a parlare italiano e a ragionare, come la grammatica, come l'analisi logica, l'analisi grammaticale?
io quando sento parlare certe persone che non sanno mettere il condizionale al proprio posto, che non usano il gerundio, mi viene male. Ma lei era una professoressa? Pronto? Sì, mi sente? Lei faceva la professoressa? No, 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 io sono una pensionata. Io ho fatto solo la terza media, però mi piace molto leggere. Oh, grazie mille, signora, grazie. Davide, effettivamente poi queste cose fanno rabbrividire, però d'altronde... Che stè, no? Tra sì, l'altro... C'è una scuola che non fa la scuola. Dicevamo, adesso... dicevamo dovremmo che... Dovremmo prendere la chiamata di un giovane per vedere cosa dice sulla scuola. Vediamo chi è? Vogliamo prendere il prossimo, vediamo chi è. Pronto? Ciao Stefania, sono Edoardo da Milano. Ciao. Buongiorno a tutti gli ospiti. Bentrovati. Io faccio una richiesta a te, sì, e credo che se tu voglia tu potresti farlo. Allora, non sarebbe male recuperare tutti gli audio degli eletti, diciamo della coalizione che ha stravinto in Lombardia, vedere cosa affermavano in campagna elettorale, quindi le loro promesse, le cose che avrebbero fatte, e ritrasmetterle magari a fine anno e vedere se le hanno mantenute, magari invitando in studio coloro che hanno fatto quelle affermazioni e chiedere giustificazione se non hanno fatto quello che avevano promesso. Se vuoi farlo, puoi farlo. Ciao, grazie. Grazie, questa è una bellissima idea. Perché no? Perché no? Ne parlerò con gli altri in redazione. Chi sono gli 80 nuovi consiglieri eletti? Ovviamente ce ne sono tanti, più della metà nuovi ingressi. Le donne sono 22. 79, mi sembra. Ecco, Fortale Maiorino, poi tutti gli altri. Più anziano è Vittorio Feltri, che ha presiederà la... Mi sono salvata. Il più giovane è un sindaco della Valle Seriana di 24 anni. E i seggi sono ripartiti: 22 Fratelli d'Italia, 14 Lega, 6 Forza Italia, a 5 Lombardia Ideale, Fontana presidente, 1 Noi Moderati, che è Sgarbi, che poi se ne andrà, l'ha già detto. A me risulta che vuole l'assessorato alla cultura. Lui aveva detto che sceglieva il sottosegretario. Adesso io so che vuole l'assessorato alla cultura. Ah, capito idea? Magari ho letto male. 17 PD, 3 Movimento 5 Stelle, 1 Alleanza Verdi Sinistra, che mi sa che è Onorio Rosati, sì, che era qui, 2 Patto Civico Maiorino, 3 Azione Italia Viva e 4 Lista Moratti presidente. Siete poche le donne. Sì, rischiavamo di essere anche meno, quindi è andata bene, ne sono contenta, e sicuramente le donne devono decidere che devono fare lobby tra di loro, perché questo gioco, io ogni tanto dico che la lista 50-50 è un errore, perché poi le donne vengono usate dagli uomini per portar via le voti alle altre donne, alle donne competitive. Quindi o le donne riescono nei loro partiti a fare lobby, o se no saremmo sempre pochi. Grazie. Telefonata, pronto? Sì, buongiorno, sono Piero da Sesto. Buongiorno. Buongiorno, volevo ricordare che le elezioni sono state vinte dal centrodestra. Mi dispiace che ospitate la Ronza che ha perso, però almeno ammettete che abbia perso il PD, punto. Comunque qualcuno direbbe, quando si è collegato adesso, la Rozza è più bella che intelligente, direbbe. Saluti. No dai, allora non mi piacciono queste cose. Guardi, a me dispiace, perché capisco che il telespettatore, essendo se stesse, si sarà arrabbiato che il centrosinistro Sesto ha vinto purtroppo alle regionali e non alle comunali, però detto questo, la democrazia vuole che anche gli sconfitti parlino. Questa è democrazia. Se poi invece la dittatura, gli sconfitti devono stare zitti e tacere, magari in galera. Allora, noi vi dobbiamo salutare. Comunque il primo titolo era Bundi Fontana in regione, effettivamente. Congratulazioni a Federico Romani di Fratelli d'Italia, grazie. Grazie a voi. Congratulazioni anche a Carmela Rozza, che per il PD è stata eletta. Grazie. Perché è uno di quelli che ha eletto. Mi dispiace per il telespettatore, ma 5.325 persone mi vogliono ancora in regione Lombardia. Convincitrice nella sconfitta, mettiamola così. Grazie a Davide Re di Avvenire per essere stato con noi. Stefania, grazie a voi. Un saluto a tutti, ci vediamo domani. Ciao, buon proseguimento.